60 Seconds del lunedì, splendido pomeriggio, ormai quasi serata che arriva in questa terra baciata dall'altissimo, che è la Sardegna. Una velocissima riflessione su quanto sta accadendo in queste ore. Mi riferisco alla situazione politica, dopodomani, l'attesa per lo showdown, insomma, ne abbiamo abbondantemente scritto e parlato grazie ai tantissimi che hanno commentato anche questa mattina ciò che abbiamo scritto sulla Ragione, per quanto riguarda ovviamente i nostri profili social. Domani in edicola il quotidiano, il primo numero della nuova settimana, chi ha commentato i miei post, insomma veramente grazie, grazie di cuore a tutti. Bene, visto che c'è questa attesa, c'è questa attenzione, c'è questa partecipazione, c'è da augurarsi, ed è la mia riflessione di oggi, un po' pensando anche ai presidi oggi a Roma e Milano, al di là dei numeri, fossero 20, 30 o 30 mila, non è quello in qualche misura, ma l'attenzione di qui sopra, augurarsi che tutto questo comunque abbia un seguito. Noi non sappiamo quello che deciderà il Presidente del Consiglio, non sappiamo se esista o meno un reale spiraglio, se tutto comunque dovrà inevitabilmente quasi seguire questa follia scatenata da Conte e dai suoi. Però sappiamo per certo che non dovrebbe essere dispersa questa partecipazione, questo interesse civico, civico prima ancora, molto prima che politico, per gli interessi e i destini del Paese. Ecco, questo è l'unico augurio che, a mio modestissimo avviso, ha un senso. Non disperdere queste energie, questa voglia di razionalità, questa voglia di equilibrio, appunto, questa voglia di serietà. Tutto il resto, insomma, come dire, si può affrontare. Ma se perdiamo questi ancoraggi, diventa tosta.